Io sono orgoglioso di essere qui anche per testimoniare una vicinanza a delle istituzioni europee e anche dalle istituzioni italiane, anche perché la linea deve essere comune e dobbiamo andare avanti insieme. Il mio discorso, quello che voglio raccontarvi in questi 2-3 minuti, è farvi capire a voi cos'è il fattore italiano, come è composta la nostra produzione, che è peculiare all'interno dell'Europa ma forse anche all'interno del mondo. Noi siamo composti da oltre il 94% da piccola e media impresa, che è quella che paga le tasse, quella che alza le sande tutte le mattine, quella che funziona anche da ombrello sociale, quella molto spesso a conduzione familiare, che proprio grazie a questa sua unicità, grazie alla sua creatività, ha reso il Made in Italy uno dei prodotti più conosciuti del mondo. Tanto è vero che se fosse un brand sarebbe il terzo nel mondo, proprio come diffusione, dopo Visa e Coca-Cola. E quindi anche, ne siamo perfettamente consci, Made in Italy è un brand assai contraffatto, perché averlo si ha una redditività, generano un valore aggiunto che sicuramente non è da poco. La stessa cosa, sono i nostri, diciamo, di riflesso, sono i nostri consumatori, che loro vogliono essere informati, tutelati su quello che comprano, soprattutto dal punto di vista sia, diciamo, quando comprano un bene oppure un servizio, ma soprattutto dal punto di vista dell'agroalimentare. Quindi cercano soprattutto una tracciabilità sugli alimenti, su quello che vogliono. È finita da poco, giusto per farvi capire anche che cosa significa Made in Italy e il suo legame che ha con la nostra biodiversità italiana, con il territorio, è finita da poco una delle più famose fiere a livello internazionale dell'agroalimentare, vi parlo del Vinitaly, dove tutti all'interno del Vinitaly hanno definito un calice di vino come il prodotto non solo di una terra, il prodotto di una tecnologia assolutamente innovativa, ma anche il prodotto di una cultura, di una biodiversità che è assolutamente da preservare. Noi dal punto di vista dell'agroalimentare siamo questi, dal punto di vista dell'artigianato, se io penso a Leonardo da Vinci quando faceva le sue macchine, è molto simile a Enzo Ferrari quando costruiva le Ferrari, c'è un concept, un design, c'è una relazione con il committente, con il cliente finale e poi c'è una realizzazione quasi di un prodotto d'eccellenza, di qualità unico. Questo, me ne rendo conto, cozza un po' con il modus operandi degli Stati Uniti d'America, molto incentrato sul profitto, sulla standardizzazione, sulla distribuzione logistica, sul time to market. Ecco che i due iniziano un po' a cozzare, basti pensare ad un esempio che secondo me è molto significativo, negli allevamenti il controllo dei capi di allevamento da noi dipende dal Ministero della Salute, quindi che ha cura la salute dell'animale, invece per esempio negli Stati Uniti dipende dal Ministero dell'Agricoltura, che sicuramente deve fare profitto. Ecco la vera diversità, ecco che un accordo commerciale che non tenga conto delle denominazioni di origine, e il TTIP lo è, di fatto polverizzerebbe e sarebbe devastante per la nostra economia. E vi racconto un aneddoto, visto che il tempo è poco. Io ho incontrato durante una missione di Confindustria con all'epoca il vice ministro Calenda, quando era vice ministro, aveva la delega al commercio internazionale. Abbiamo incontrato i grandi distributori americani. Ci siamo seduti ad un tavolo e abbiamo chiesto a loro proprio che cosa vogliono sapere del Made in Italy, come facciamo a promuovere il loro prodotto da loro. E questi distributori americani ci hanno dato una risposta che ci ha lasciato un po' sorpresi, che loro vogliono conoscere la differenza, la nostra biodiversità, vogliono conoscere perché, che differenza c'è tra un Valdobbiadene piuttosto che un Franciacorta, quando si usa un pomodoro pachino, cosa che per esempio la Francia sta facendo molto bene, noi invece stiamo facendo molto meno. Ecco che insieme, diciamo, ad un turismo, diciamo, comunque anche eno gastronomico, può rilanciare comunque la nostra
economia. Io vedo tanti turisti che vengono e fotografo le nostre piccole aziende, le nostre piccole cantine, non ho mai visto turisti fotografare gli scaffali di qualche centro commerciale. Detto questo, io sono molto preoccupato di quello che sta succedendo, soprattutto della posizione di Juncker, e io prego veramente il mio Presidente del Consiglio che bocci questa fiducia a Juncker, che vuole negoziare da solo il TTIP. Ecco perché quando noi parliamo, quando noi a livello italiano, a livello nazionale, parliamo con il nostro Presidente di Consiglio, gli rimproveremo tante cose. Il fatto di avere comunque scavalcato e esautorato tante volte il Parlamento, il fatto di avere una politica economica che poco funziona, come il Job Act, come adesso gli 80 euro che devi ridare indietro. Ma soprattutto a livello di difesa di Made in Italy, quello che io rimprovero è che durante il semestre di presidenza europeo non sia stata fatta una norma comunitaria per la difesa del Made in. E quello che mi viene da chiedere era: se non allora, quando? Ecco che io sono qui a ribadire una volta per tutte che il Presidente Renzi bocci questa volontà, i parlamenti devono essere assolutamente ascoltati, abbiamo anche noi a livello italiano una copia del TTIP che possiamo accedermi come deputati con di quelle restrizioni che lasciano veramente perplessi, e io mi chiedo perché i cittadini non lo possono conoscere, cos'è che c'è scritto? Perché? Allora ecco che io come italiano, quando noi ci affacciamo alla comunità europea, io voglio una comunità dei popoli, una comunità delle nazioni e non una comunità delle multinazionali.